Radio Radicale, siamo con l'onorevole Rossano Sasso della Lega, per parlare di un rapporto del Consiglio d'Europa, di una commissione del Consiglio d'Europa, l'ECR, che si occupa appunto del razzismo e dell'intolleranza, che ha denunciato come il dibattito pubblico italiano si sia fatto sempre più violento, con tanti discorsi d'odio, e che la polizia italiana fa una profilazione di tipo razziale e xenofobo. Allora, io le volevo chiedere se è vero, se ritiene che sia vero, perché veniamo anche da una polemica, si ricorderà di quello che è successo a Verona con l'intervento di Salvini. Allora, innanzitutto non so chi sia del Consiglio europeo ad aver fatto queste affermazioni, il Consiglio d'Europa. Consiglio d'Europa ad aver fatto queste affermazioni che sono ridicole, patetiche e ovviamente false, che si sciacquino la bocca prima di parlare dei nostri poliziotti. Non avviene nessuna profilazione. I poliziotti fanno il loro dovere, rischiano la vita tutti i giorni e se qualcuno armato di coltello questa volta ha incontrato un poliziotto e non la povera Sharon sulla bicicletta o una delle tante vittime delle ultime settimane che sono state uccise così a caso da immigrati clandestini che usano la filosofia appunto delle lame, non è che è la polizia che è razzista. In quel caso a Verona il poliziotto ha fatto il proprio dovere. Ma c'è di più, lo ricordo agli amici che seguono Radio Radicale. Erano le altre polizie degli altri paesi a profilare gli immigrati. E mi riferisco a dei casi specifici. Nel 2019 io denunciai quanto scoperto quasi per caso durante una delle mie attività di sindacato ispettivo parlamentare, durante la visita al CARA di Bari Palese, notai la presenza di alcuni agenti francesi e alcuni agenti tedeschi che erano stati mandati lì per profilare gli immigrati e selezionare quelli da poter poi ricollocare negli altri paesi. E notavo che ovviamente venivano scelti, cosa che poi mi fu anche confermata perché portai il caso in Parlamento, laddove nel porto di prima accoglienza, stando a degli accordi internazionali, i paesi ospitanti, gli immigrati che in un secondo momento venivano ricollocati, si potevano scegliere quali immigrati portarsi. Facile pensare che ovviamente Francia, Germania e gli altri paesi si andavano a scegliere donne, bambini oppure gli immigrati, come dire, più tranquilli, acculturati, con una professione alle spalle, mentre lasciavano puntualmente in Italia persone poco raccomandabili. Quindi suggerimento a chi ha fatto questo comunicato di vedere da altre parti profili xenofobi o semplicemente profili di agenti che curano gli interessi dei propri paesi. Non esiste dire che la polizia italiana è xenofoba, questo davvero va a danneggiare donne e uomini che portano la divisa e che rischiano ogni giorno la vita. Quanto all'accusa di xenofobia della politica italiana, anche qui sfioriamo il patetico ed il ridicolo, Ecco, lei non perché ritiene che ci siano discorsi d'odio nella politica italiana, nei confronti. a tal punto che gli altri paesi stanno copiando il modello italiano, allora vogliamo dire che anche la Germania, che ha guida socialista e popolare in altri paesi, sono tutti governi xenofobi? A me non sembra, anche perché il nostro è il paese che ha rilasciato, ad esempio, il più alto numero di cittadinanze. Non c'è una xenofobia, c'è soltanto una protezione dei propri confini, c'è una protezione. C'è un rispetto che viene richiesto delle leggi. L'Italia accoglie dei flussi migratori regolarmente ogni anno, servono anche in determinati campi della nostra economia, penso all'agricoltura, penso al mondo della ricezione. L'italiano non è razzista, semplicemente l'italiano da qualche anno a questa parte vota per quei partiti come la Lega, ma anche come gli altri alleati del centrodestra, che non vogliono un'immigrazione senza regole, non vogliono che persone che dicono di fuggire da una guerra, ma non fuggono da una guerra, la guerra ce la portino a casa nostra, nelle nostre strade. Non vogliono, vorrebbero poter camminare tranquilli alla stazione di Milano, alla stazione Termini, ma anche nei pressi di Verona, dove nessuno possa uscire brandendo un coltello. Quello non vuol
vuol dire essere xenofobi, quello vuol dire garantire la sicurezza dei propri cittadini. Per cui questo rapporto è ridicolo, è un rapporto politico che vuole colpire una parte politica, ma di cui penso che gli italiani, con tutto rispetto, se ne freghino. Perché escono, stanno uscendo tante cose di questo genere? Ci sono tante polemiche, se l'è spiegato? Da parte di chi? Ma da parte degli organismi europei come il Consiglio d'Europa e anche tanti veleni interni. Insomma, vi sentite un po'... c'è anche questo processo nei confronti di Salvini. Vi sentite un po' presi di mira? Ma che siamo presi di mira, gli italiani lo hanno capito, perché quando ti spiano i conti correnti, quando si inventano dossieraggi e poi li pubblicano su giornali dove gli editori hanno la tessera del PD, dove ci sono dei magistrati che dicono Salvini ha ragione ma lo dobbiamo colpire comunque, dove si attacca il Presidente del Consiglio e la si accusa di avere una visione politica, per questo è pericolosa, è chiaro che c'è un sistema che non ce la fa a vincere le elezioni democraticamente e poi le prova tutte per buttarti giù. Questa volta c'è un governo di centrodestra che ha veramente le spalle larghe e forti, proprio in questi giorni ricorre peraltro il secondo anniversario del governo di centrodestra, per cui poi noi della Lega siamo abituati a essere sotto attacco perché non scendiamo a compromessi, perché quello che promettiamo lo realizziamo ed evidentemente questo ad una controparte politica non va bene. Quello che non va bene a noi è che nella controparte politica a volte, purtroppo spesso, risiedano anche attori istituzionali che si dovrebbero occupare di altro. Ecco, al più distratto degli studenti di giurisprudenza al primo anno non sfugge che i tre poteri, cioè quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario, dovrebbero collaborare tra loro e non sovrapporsi. Purtroppo il potere di alcuni giudici è sempre più prepotente e pretende di condizionare l'azione degli altri due poteri. Questo non sta bene in uno Stato di diritto, in una Repubblica parlamentare e in una democrazia moderna. La ringrazio come sempre, grazie all'onorevole Rossano Sasso della Lega.